Questo zaino è pieghevole, ma veramente impermeabile. Può essere agganciato esternamente al vostro zaino ospite Farpoint o Farpoint Track. Ciao a tutti, io sono Simone di ilmiozaino.it, la piattaforma definitiva per ogni viaggiatore. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per imparare a viaggiare al meglio. In questo video vedremo l'Osprey Stuff Pack Dry 20 litri, uno zainetto pieghevole e impermeabile con una serie di utilizzi speciali che lo rendono veramente versatile. Questo zainetto pieghevole è veramente impermeabile. Che cosa intendo con questo? Che la parola impermeabile nel mondo degli zaini è lanciata molto a caso, erroneamente riferendosi all'impermeabilità dei materiali utilizzati, che però non rendono necessariamente uno zaino impermeabile. Per chi non lo sapesse, io sono un ex tecnico dell'equipaggiamento subacqueo, quindi ho lavorato tantissimo con attrezzature impermeabili, mute stagne, eccetera. E fondamentalmente nella costruzione degli zaini ci sono due fattori che rendono uno zaino veramente impermeabile e veramente stagno, ovvero il tipo di costruzione, che può essere o saldatura o, come in questo caso, una sigillatura delle cuciture. Perché dico che molti si riferiscono erroneamente a degli zaini chiamandoli impermeabili? Perché il fatto che il materiale sia impermeabile non rende lo zaino impermeabile per sé, perché l'acqua entrerà tramite le cuciture e tramite le cerniere. In questo caso, cuciture e cerniere, beh, vedremo un attimo nel dettaglio, ma soprattutto le cuciture dello scomparto principale, sono state sigillate con un nastro adesivo speciale che rende impossibile all'acqua entrare. In più, l'accesso allo scomparto principale è a roll top invece che una cerniera, di nuovo riducendo le possibilità che l'acqua possa entrare. Diversamente dagli zaini più solidi, diciamo, non pieghevoli, che sono invece saldati, ovvero essendo il materiale praticamente plastica, viene termopressato rendendo le cuciture fondamentalmente inesistenti. Non abbiamo questo tipo di costruzione in questo zaino perché ovviamente è uno zaino leggero, è uno zaino pieghevole che è destinato ad altre funzioni. Quindi in questa recensione adesso vedremo tutte le varie caratteristiche, vi spiegherò quanto è impermeabile e alla fine vi dirò per chi è questo zaino e per chi non è questo zaino. E se decideste di acquistare l'Osprey Stuff Pack Dry 20 litri, vi chiedo di utilizzare il link in descrizione che aiuta a supportare il canale senza nessun costo aggiuntivo per voi. Esternamente non ci sono molte caratteristiche, soltanto questa cinghietta e la key clip che in modo molto conveniente può anche essere agganciata alla cinghietta per agganciare esternamente questo zaino senza aver bisogno di un moschettone. Da chiuso, lo zainetto è molto compatto, esattamente le dimensioni di una fiaschetta da fiesta! Lo zaino poi si apre molto velocemente, in questo modo, e la taschina che avete appena visto diventa una tasca interna alla tasca con cerniera che rimane esterna allo zaino. Una volta riempito, lo zaino vi offre un volume di 20 litri e ha alcune caratteristiche esterne che non si trovano in tutti gli zaini pieghevoli che sono anche veramente impermeabili, come abbiamo due tasche elastiche perfette per delle borracce, ottima mesh, potete infilarci anche borracce molto grosse. Ci sono anche due cinghie di compressione su entrambi i lati dove ci sono le tasche elastiche, che io sinceramente non ho utilizzato molto, però sono utili nel caso abbiate poco carico ma lo stiate utilizzando per attività sportive. Sempre esternamente troviamo un piccolo aggancio per una luce da bicicletta qui in fondo, e invece qui davanti troviamo una tasca che non è impermeabile al 100% come lo scomparto principale, ma è veramente resistente all'acqua, ovvero abbiamo una copertura fatta appunto della fabbrica impermeabile dello zaino. Poi c'è una cerniera che, se riuscite a vedere, è coperta da questa guaina di plastica che la rende ancora più resistente all'acqua.
Le cuciture interne sono sigillate appunto come lo zaino. Ovviamente se lo zaino dovesse cadere in acqua, l'acqua potrebbe entrare all'interno di questa tasca, ma per una pioggia, io sono stato veramente sotto una pioggia terribile con questo zaino e non è entrata nemmeno una goccia. All'interno di questa tasca, è un po' difficile farvelo vedere, ma c'è un'altra sottotaschina, che è la tasca in cui va lo zaino, con questo velcro, quindi vi permette di avere un pochettino di organizzazione, perché questa tasca è piuttosto grossa, vedete, arriva fino in fondo allo zaino, che è ottimo perché potete mettere oggetti un pochino più grossi nella tasca, diciamo nello scomparto principale della tasca qui davanti, e oggettini un pochino più piccoli ve li tenete qua in alto in una taschina che è esattamente delle dimensioni che avete visto prima quando lo zaino è piegato. All'interno di questa taschina trovate anche la key clip se volete agganciare le vostre chiavi e tenerle al sicuro. Qui sul retro ci sono queste cinghie che in realtà sono fatte per chiudere lo scomparto principale. Solo che io preferisco chiudere lo scomparto principale in questo modo, perché è molto più veloce, invece di dover chiudere due buckles, ne chiudo uno solo. E l'opzione è quella di tenere queste cinghie o all'interno delle tasche elastiche, ma io ho notato che non mi davano nessun fastidio a tenerle qui sul retro. E ritorneremo a queste cinghie perché hanno tutta una serie di applicazioni che sono appunto che hanno a che vedere con quegli usi speciali di cui parlavo prima, ma qua già vi dico che volendo voi potete utilizzare queste cinghie invece sul davanti per trasportare un asciugamano o una giacca. Le cinghie sono piuttosto lunghe, quindi come vedete c'è un sacco di spazio e potete appunto agganciarci esternamente oggetti che non stanno all'interno oppure che state prendendo e mettendo e togliendo molto spesso, come la giacca. Per quanto riguarda lo scomparto principale, come vedete è un roll top e può essere anche utilizzato un po' come espansione, ma ricordatevi che vanno fatti almeno 3 giri per chiuderlo effettivamente e utilizzare appunto l'impermeabilità dello zaino. Quindi fatti 3 giri, io ho la tendenza a chiuderlo in questo modo. Potete anche vedere l'aria che è intrappolata all'interno dello zaino, perché appunto le cuciture sono sigillate. Preferisco chiuderlo in questo modo perché è più veloce. Però può anche essere chiuso utilizzando entrambi le cinghie che abbiamo visto prima e, come vedete, nel cercare di farlo e mantenere, diciamo, l'aria all'interno non è proprio così veloce o immediato come chiuderlo su se stesso, ed è per questo che io non lo faccio. Però immagino che a molti piacerà l'effetto invece estetico di averlo chiuso su entrambi i lati. E prima di passare agli usi speciali di cui vi parlavo prima, vediamo gli spallacci e quindi il sistema di sospensione, anche se essendo uno zaino pieghevole ovviamente lo schienale non è imbottito. La prima cosa da dirvi è che questo zaino viene con una cinghia pettorale, ma io non l'ho portata perché spesso e volentieri non la utilizzo quando utilizzo questo zaino, quindi l'ho lasciata a casa per non perderla. Ma vedete che qui ci sono dei punti di aggancio su tutta la parte inferiore dello spallaccio che vi permette di regolare la cinghia pettorale che viene inclusa. In più ci sono 2 punti di aggancio qui su entrambi gli spallacci per moschettoni e qualsiasi altra cosa. E devo dire che lo spallaccio è piuttosto largo, come vedete grazie a questa, si chiama attaccatura a yoke, è effettivamente piuttosto ergonomico e io l'ho trovato molto comodo. Gli spallacci ovviamente non sono super imbottiti, ma sono larghi e devo dire comodi, e la mesh utilizzata è una mesh ultra traspirante che permette a questo spallaccio di asciugarsi velocemente in caso appunto utilizzandolo in contesti acquatici si bagni lo zaino, non rimarrà bagnato per una settimana. E infine vediamo le 4 applicazioni speciali che hanno reso di questo zainetto il mio zainetto consigliato, il mio zainetto pieghevole accessorio da viaggio più utilizzato. Numero 1, questa sacca, essendo stagna, essendo impermeabile, può essere utilizzata come frigo. Che cosa intendo? E l'ho fatto qualche volta ed effettivamente funziona benissimo. È da vuota,
ci mettete del ghiaccio dentro, ci mettete dentro la vostra birra, il vostro vino, lo chiudete bene appunto, l'acqua non può uscire da questo zaino e mettendolo all'interno del vostro zaino, sì, si sente l'umidità che esce, ma non esce acqua e arrivati alla fine della vostra escursione potete godervi una birretta fredda. Utilizzo speciale numero 2, questo zaino può essere utilizzato come una sacca di compressione. Ovviamente non funziona altrettanto bene come una sacca di compressione vera e propria, ma è un'applicazione aggiunta e adesso vi faccio vedere come funziona. Grazie alla costruzione appunto impermeabile, io posso comprimere tutta l'aria al di fuori dello zaino, la spremo facendo uscire quanta più aria possibile e vedrete che funziona un po' come un sacchetto sottovuoto. Non vi fa risparmiare una tonnellata di spazio, ma sicuramente un pochettino sì. E adesso, senza perdermici troppo, vedete come lo zaino rimane compresso e come appunto ha il classico effetto dei sacchetti sottovuoto, dove l'aria è stata spinta fuori e avete risparmiato un pochettino di spazio. Utilizzo speciale numero 3, essendo questa una sacca stagna, io l'ho utilizzata un sacco di volte per proteggere la mia attrezzatura fotografica. Ovvero è piccolino, compatto, a volte lo metto nello zaino principale e appunto non occupa spazio, ma nel caso finissi sotto una pioggia particolarmente forte, posso prendere la mia sacca, il mio cubo fotografico, metterlo all'interno della sacca stagna, che sì è vero ha gli spallacci e quindi è un pelino più ingombrante, ma di nuovo non devo portare una sacca stagna specifica soltanto per fare questo, e come vedete posso togliere un po' di aria e poi chiudere lo zaino e avere la mia attrezzatura fotografica completamente protetta dall'acqua con appunto una copertura che è impermeabile a tutti gli effetti. Quarto e ultimo utilizzo speciale, questo zaino ha la possibilità non programmata da Osprey, ma ora vi farò vedere come fare, di agganciare questo zaino esternamente a un Osprey Farpoint o Farpoint Track come questo qua. Essendo questo uno zaino pieghevole, ho inventato il termine di packable o pocket expansion, ovvero porto con me questo zaino, qualunque viaggio io faccia, tanto comunque spesso mi serve uno zainetto pieghevole, e come noterete spesso, quando volate per arrivare a destinazione o tornare a casa, ovviamente è importante che lo zaino rispetti le direttive e i limiti imposti dall'aerolinea. Ma quando vi spostate all'interno del paese scelto e non utilizzate l'aereo, non dovete necessariamente rispettare nessuna misure, e perciò a volte, soprattutto se avete della roba sporca che appunto non essendo ben impacchettata occupa più spazio, o semplicemente volete impacchettare e chiudere lo zaino più velocemente, è molto comodo avere la possibilità di avere 20 litri in più quando volete. E quindi io utilizzo questo metodo che mi permette di tirare fuori questo zaino, agganciarlo esternamente e quando devo spostarmi andando da A a B posso semplicemente buttare della roba qua dentro, specialmente quando ho una sacca della roba sporca piena, e fondamentalmente non impazzire per cercare di di rimettere tutto all'interno dello zaino, soprattutto se appunto non mi serve, perché non devo rispettare nessun limite di nessuna linea aerea. E adesso vediamo nello specifico come si aggancia ai Farpoint o Farpoint Track. Come vedete, sui lati del pannello d'accesso al Farpoint Track ci sono tutti questi punti d'aggancio su entrambi i lati. Vi ricordate le due cinghie extra di cui vi parlavo prima, che vi ho fatto vedere prima? Queste due cinghiette qui. Io posso far passare queste cinghie tramite questi punti di aggancio su entrambi i lati, chiudere le cinghie nel centro, comprimere un attimino, poi chiudere le cinghie di compressione del Farpoint Track, quelle sotto di solito non si allineano, ma tanto non è un problema,
A volte, se sono particolarmente preoccupato del contenuto dello zaino, utilizzo anche il punto di aggancio per la luce per bicicletta, facendoci passare le cinghie di compressione del Farpoint Track all'interno, e in questo modo mi sono dato un altro livello di sicurezza, che lo zaino non andrà da nessuna parte, ma non è davvero necessario. E come vedete, lo zainetto è connesso esternamente al Farpoint Track. Ovviamente non è come il Farpoint Daypack, che ha anche le clip per essere agganciato sul davanti, però appunto come utilizzo di trasporto aggiuntivo, o se volete viaggiare soltanto con uno zaino pieghevole e volete trasportarlo al dietro del vostro zaino, questa è una caratteristica della miseria che aggiungerà un sacco di versatilità al vostro kit da viaggio. Per concludere, per chi ha questo zaino e per chi non ha questo zaino. Allora, questo zaino è per il viaggiatore che sta cercando uno zainetto pieghevole da implementare al suo kit di viaggio, che sia che ovviamente gli dia la possibilità di avere uno zainetto quando arriva a destinazione, o di non dover utilizzare il suo zainetto da utilizzo giornaliero principale perché magari è uno zaino più grosso, destinato ad attività un pochino più importanti, più difficili, o perché, come spesso succede, il vostro zainetto arrivato a destinazione contiene il vostro computer, macchina fotografica, oggetti di valore che appena arrivati a destinazione magari non vi servono, magari vi serve qualcosa da tirare fuori velocemente per andare al mercato, andare a farvi un giro, eccetera. Per tutti questi utilizzi lo zaino pieghevole è veramente utile. Questo zaino, nella fattispecie, essendo impermeabile, dà tutta una serie di vantaggi in più, ovvero non state semplicemente portando un altro zainetto, quindi avete solo una ridondanza e i vantaggi che ho appena spiegato, ma avete anche uno zainetto speciale che è impermeabile, quindi ottimo per quegli utilizzi saltuari in viaggio che sono relativi ad attività e che hanno a che vedere con l'acqua, come andare in canoa, la giornata in cui andate a fare snorkeling da qualche parte, andate a fare un hike dove volete portarvi soltanto qualcosa di leggero, ma avete anche attrezzatura fotografica, quindi volete assicurarvi di averla protetta nel caso piovesse. Nell'hike ci sono delle cascate, per esempio. Quindi utilizzi saltuari in viaggio, ve lo consiglio. Ve lo consiglio anche se avete uno zaino Osprey, perché come abbiamo visto questo zaino si integra molto bene alla linea Farpoint e Farpoint Track e vi dà della versatilità in più al vostro kit da viaggio. Per chi non è questo zaino, se state cercando uno zaino veramente specifico per attività relative all'acqua, attività sportive come la subacquea, se andate spesso a fare attività come canoa, whitewater rafting, eccetera, questo non è lo zaino per voi. Questo è uno zaino per utilizzi saltuari che sono relativi appunto a sport acquatici, ma non è uno zaino se voi fate queste attività spesso, se voi le fate in modo un pochino più professionale. In quel caso avrete bisogno di uno zaino più strutturato, non pieghevole, con un tipo di costruzione a saldatura, e vi invito anche, cosa che non viene fatta anche negli ambienti più professionali, a considerare il litraggio giusto per quella tipologia di zaino, perché dovete calcolare il peso massimo all'interno di quello zaino stagno in relazione a quanta aria poi rimarrà all'interno dello zaino, in modo che se lo zaino casca in mare o casca in acqua, lo zaino galleggi, perché una macchina fotografica asciutta non vi serve a niente se è in fondo al mare. Quindi non è per chi utilizzerà questo zaino per utilizzi applicazioni più specifiche e che hanno bisogno appunto di un prodotto fatto specificatamente per quell'attività. Vi ricordo ancora una volta, se volete acquistare questo zaino, di utilizzare il link in descrizione. Spero anche oggi di esservi stato utile. Se avete delle domande, degli altri dubbi sugli zaini impermeabili, lasciatemi un commento. Iscrivetevi al canale. Grazie mille e alla prossima!